Buongiorno a tutti, io credo che il Presidente abbia ancora pochi minuti, almeno così capisco. Intanto grazie di cuore a Granarolo per questa opportunità e mi viene da dire che storia. Se uno vuol capire bene che cos'è l'Italia, cosa può essere, credo che quello che ci ha raccontato il Presidente dica già tanto. Il punto è cosa facciamo noi da adesso in poi. E io qui sono a testimoniare per la mia parte l'impegno, la responsabilità che questo governo vuole mettere, sta mettendo innanzitutto sul grande tema agroalimentare italiano. Io, guardate, lo dico per l'esperienza che sto facendo straordinaria di questi mesi. L'agroalimentare italiano è la metafora del cambiamento possibile dell'Italia e della sua prospettiva positiva. La storia di Granarolo ci dice che è possibile in questo paese tenere i piedi ben piantati nel territorio e guardare in faccia quei 1000 allevatori che tutti i giorni voi incrociate, quelle 15.000 famiglie che tutti i giorni voi incrociate con le vostre attività e pensare al mondo, avere davanti il mondo intero, avere l'ambizione di portare un pezzo d'Italia dentro questa prospettiva più generale, e voi l'avete fatto. Noi dobbiamo darvi una mano, e in questo rapporto c'è anche tutto il potenziale del lavoro che il governo può fare con l'intero sistema agroalimentare italiano. In tempi così complicati non c'è alcun dubbio che l'export è una necessità, è la chiave per raccontare un pezzo anche di economia locale, non solo per guardare i numeri delle aziende nei bilanci, ma anche per garantire occupazione e prospettiva. Io credo che in questi mesi, spero che si sia visto il lavoro, l'impegno che noi stiamo mettendo per collocare l'agroalimentare al centro di questa discussione, di questo lavoro sulla nuova economia italiana. E credo che l'occasione di oggi sia utile ancora una volta per dire che noi dobbiamo guardare in faccia alcuni problemi strutturali, organizzativi dell'esperienza agroalimentare italiana. L'ambizione che abbiamo noi è certamente quella di presidiare, preservare il valore straordinario della piccola e media impresa italiana. Non stiamo neanche a discutere di che cos'è questo patrimonio, perché tutti lo sappiamo. Ma noi dobbiamo anche dirci che non basta. Spesso abbiamo ancora atteggiamenti difensivi, fatemi dire un po' provinciali, lo dico da uomo di provincia, che non fan bene innanzitutto a quel sistema, perché poi la paghi. Allora, l'esperienza di Granarolo, anche per la prospettiva che ci ha offerto, ci dice che è possibile costruire attorno a grandi soggetti che guardano al mondo un'operazione paese. Io proverei ancora a partire di lì, in particolare se penso a un settore come quello, ad esempio, l'attiro caseario. Non c'è alcun dubbio che per quello che è successo in questi anni, da dove si riparte se non da qua? Allora, noi ci siamo, attiviamo degli strumenti per accompagnarvi in questa sfida. Lo abbiamo fatto anche in questi primi mesi, con insistenza. Se guardate i provvedimenti che abbiamo portato nella legge di stabilità, a proposito di latte, fondo qualità latte, 100 milioni di euro nei prossimi 2 anni per provare a dire, so bene che non risolve il problema, ma per provare a dire a questo sistema facciamo insieme la sfida della qualità, alziamo il livello, vi accompagniamo in un momento complicato. È vero, il 2015 sarà un passaggio di fase complicatissimo, fine delle quote, inizio del nuovo scenario. A proposito di metafora, come è stato gestito in questo paese il tema delle quote, ecco, quella è l'altra parte che non dobbiamo più percorrere, polvere sotto il tappeto e la gente che pagava dopo, l'Italia che paga, i contribuenti italiani, fatemi dire, gli allevatori onesti hanno pagato il disastro di una gestione delle multe, delle quote latte, che adesso si scarica ancora su di noi. Apro una parentesi, la stiamo risolvendo adesso, dicendo una parola di verità, anche a quelli che ancora quelle multe non le hanno pagate. Quelle multe si pagano, innanzitutto per il rispetto del contribuente italiano, non per l'Europa, per l'Italia, perché noi quelle multe le abbiamo già date all'Europa. Credo che sia un atteggiamento di rispetto che
noi dobbiamo innanzitutto a noi stessi e poi accompagnamento, e ho finito, in questa partita colossale del posizionamento dell'agroalimentare nel mondo. Hai toccato alcuni punti che io voglio riprendere. Come possiamo darvi una mano per sviluppare l'export? Innanzitutto facendo insieme bene un lavoro con Fondo Strategico e ISA. Lo sviluppo delle piattaforme logistico-distributive in giro per il mondo è il grande tema italiano per me. Noi non dobbiamo inventarci grandi soggetti che non esistono, non dobbiamo nemmeno riprendere una discussione rispetto a quale soggetto commerciale italiano va in giro per il mondo a fare quello che altri paesi hanno fatto in altri tempi e che oggi noi comunque non saremmo nelle condizioni di fare. Il nostro grande tema è agganciare le reti distributive che ci sono e costruire partnership con questi soggetti. Come farlo? Sulle piattaforme logistico-distributive stiamo lavorando, dobbiamo ancora fare uno sforzo. Vi dico di più, che noi abbiamo provato a fare una cosa normale, cioè se ci sono soggetti in campo, penso al Fondo Strategico e a ISA, che possono integrare le loro azioni e non, come è accaduto in passato, magari costruire meccanismi di concorrenza fra di loro, facciamoli giocare una partita unitaria. Stiamo costruendo un piano di lavoro tra Fondo Strategico e ISA dove ciascuno fa il proprio mestiere. Fondo Strategico può probabilmente lavorare per, come dire, capacità di intervento sopra una certa soglia, ISA lo può fare per un livello di medie dimensioni, stiamo cercando di fare questo lavoro. Guardate, nonostante le tante difficoltà, 2013 33,5 miliardi di euro di export agroalimentare, 2014 34 e qualcosa, io dico che l'obiettivo 2015 è 36 miliardi di euro di agroalimentare esportato in giro per il mondo, è assolutamente possibile, ci stiamo lavorando, ma la tendenza è quella, possiamo percorrerla. Expo è una grande occasione, Expo è una grandissima occasione, se qualcuno vuole capire qual è la connessione tra quell'appuntamento e il sistema agroalimentare italiano, guardi in faccia la prospettiva di Granarolo e come Granarolo ha cercato giustamente di intrecciare questa partita. Vorrei dire e sottolinearvi che 4 giorni fa il New York Times ha scritto un editoriale tosto e ha detto: sapete qual è la meta 2015 per il mondo? Milano. Questo ci potrebbe dire qualcosa a proposito del potenziale che c'è se utilizziamo bene l'esposizione universale di Milano. Insomma, le sfide sono tante, non mi nascondo anche i grandi punti critici di questo lavoro. Do atto a Granarolo di aver fatto, ad esempio, sul tema del prezzo del latte, un lavoro colossale, perché quello 0,40-0,41 che voi avete prospettato al sistema è un fatto straordinario in un tempo come questo. Mi viene da dire, qualcuno discuta anche, rifletta anche di che cosa vuol dire cooperazione, a proposito di discussioni che spesso leggiamo dove non si capisce il valore del lavoro che c'è dentro questi sforzi. Ecco, la cooperazione da 0,41 agli allevatori, in un tempo molto complicato. Quindi vi do atto di questo lavoro, so che sulla filiera del lattiero casearia dobbiamo fare di più. Io personalmente sono per fare tutti gli sforzi possibili e immaginabili per fare davvero un'interprofessione nuova nel settore, l'ho detto a tutti gli operatori, quello che possiamo fare dal Ministero per obbligarvi, vorrei dire, a fare una cosa del genere, lo facciamo, sto ovviamente esagerando, ma è evidente che noi abbiamo bisogno di lavorare sugli elementi organizzativi delle filiere, perché se non facciamo questo lavoro, noi non facciamo il salto di qualità che ci aspetta. Insomma, noi siamo impegnati su questo con tanta determinazione, guardando una prospettiva che comunque ci può offrire diverse opportunità e pensando che Expo serve a questo paese anche per fare, anzi direi soprattutto per fare un bel salto di qualità, un bel salto di mentalità, prima di tutto di mentalità. L'Expo ci porterà in casa il mondo e noi scopriremo anche grazie a quei 6 mesi che anche alcune parole d'ordine fondamentali che ci fanno belli, tipo qualità, non sono date mai per sempre. Non è mica vero che la qualità ce l'abbiamo solo noi. Noi siamo orgogliosamente
i detentori di un sistema di tradizione che su questo fa la differenza. Ma attenzione che il mondo corre. E la parola qualità non è vero che non si associa anche ad altri paesi. Stiamo attenti, perché se dormiamo sugli allori, poi scopriamo un bel giorno che anche questo magari è andato altrove. Siccome io penso che abbiamo tutti la voglia di fare veramente su questo un gran lavoro, ecco, mi piace pensare che Granarolo per noi significhi anche, questa capacità di non dare mai per scontato nulla e questa voglia di guardare al futuro con anche giustamente un grande messaggio di positività. Buon lavoro.